Sotto le stelle del Sakhir prende avvio il 16° appuntamento della stagione 2020 di Formula 1, iniziata con diversi mesi di ritardo a causa della pandemia da Covid-19. Una notizia più delle altre stravolge il weekend, ovvero proprio la positività di Lewis Hamilton al Covid. Tra i possibili sostituti del 7 volte campione del mondo svetta il nome di Stoffel Van Dorn, pilota di riserva di casa Mercedes. Tuttavia, tra lo stupore generale, viene confermato il 22enne George Russell. L'inglese, alla sua terza stagione in Formula 1 come pilota della Williams, prenderà il posto del connazionale con l'obiettivo di dimostrare le sue capacità. In questo Gran Premio dal layout inedito per la massima categoria, Pirelli presenta gomme dalla mescola C2, C3 e C4, precedentemente usate anche per il Gran Premio del Bahrain. Le qualifiche vedono Valtteri Bottas siglare il primo tempo, subito seguito da George Russell. Il distacco tra i due è di soli 26 centesimi, presagio della gara vincente che prenderà avvio il giorno seguente. Allo spegnimento dei semafori è George Russell su gomme medie a partire meglio, scavalcando subito il compagno di squadra. A metà gara il distacco tra le due frecce d'argento arriva persino a 8 secondi a favore dell'inglese. Il destino di George Russell sembra già scritto e il britannico assapora già il profumo della vittoria. Qualcosa, però, va storto. Il testa coda di Aitken alla guida della Williams come sostituto di Russell provoca l'ingresso della safety car. Le Mercedes numero 63 e 77 vengono chiamate ai box per un doppio pit stop, al fine di sostituire i pneumatici e quindi permettere ai piloti di proseguire la corsa con gomme fresche. Ma le cose non vanno come sperato. Sulla vettura di Russell vengono montate per errore le gomme destinate a Bottas, che, arrivato ai box, prima deve attendere che i meccanici terminino il cambio gomme sull'altra monoposto e poi si trova con una gomma che non riesce ad essere fissata. Ai meccanici non resta che rimontare le gomme appena tolte dalla vettura e richiamare Russell ai box per poi montare il set di gomme previsto ed evitare quindi una penalizzazione. I pneumatici diventano quindi la causa di una gara tutta da ricostruire per i piloti Mercedes. Quando infine Russell, approfittando delle gomme fresche, riesce a riportarsi in zona podio, a soli 2 secondi dal leader Perez, ancora una volta sono le gomme a tradire George Russell. A pochi giri dal termine della corsa, una foratura lo obbliga al terzo pit stop. In una rimonta ormai impossibile da mettere in atto, l'inglese deve accontentarsi del 9° posto e del punto addizionale dato dal giro veloce. I primi punti in carriera non sono mai stati così amari. Tra lacrime e disperazione, George Russell saluta la sua prima esperienza a bordo della Mercedes con un team radio straziante. Nonostante la straordinaria prestazione del 22enne, i pneumatici hanno giocato un ruolo fondamentale sul risultato della gara, privandolo dell'ambito successo. Sogno poi coronato a Interlagos nel Gran Premio del Brasile del 2022.